Ciao ragazzi, secondo video di giornata, ve l'avevo promesso, ve l'avevo detto nel video delle pagelle, oggi sarebbe uscito un secondo video anche inedito per il canale perché stiamo parlando di una vera e propria analisi tattica della partita. Perché faccio questa cosa? Perché ho appena terminato un corso di match analysis base, adesso andrò a sviluppare anche i concetti pro, avrò il corso la settimana prossima e quindi volevo mettermi alla prova e vedere se era passato qualche concetto, perché diciamo che da quando ho terminato il corso sto cercando di guardare le partite con un occhio un po' più critico per cercare di alzare anche il livello dei contenuti. Quindi questa è la prima vera e propria analisi tattica che vado a portarvi sul canale. Vi dico subito che non è esattamente quello che mi è stato insegnato nel corso, ma sto cercando un giusto compromesso tra cercare di fare un'analisi tattica come andrebbe fatta e un contenuto che possa anche interessare gli utenti di YouTube. Quindi che cosa ho fatto? Stamattina mi sono andato a rivedere tutta la partita di Juventus-Genoa, ho fatto qualche foto alla televisione proprio perché dovevo prendere delle slide, quindi vi chiedo scusa se non saranno foto in alta definizione, spero che possa bastare il concetto di mostrarvi l'immagine e farvi qualche commento con anche dei riferimenti grafici, quindi non aspettatevi delle slide di altissimo livello, ma questo passa al convento. In questo momento non ho altri strumenti a disposizione, quindi tutte le foto che vedrete sono state scattate direttamente dalla televisione dove guardavo DAZN, quindi sono tutte immagini di proprietà DAZN che sono state poi modificate secondo i miei bisogni. Quindi un mi piace a questo video di supporto per capire se siete interessati, no, a una rubrica di questo tipo, perché secondo me ci sono state delle cose belle da mostrare a schermo e che vanno a fare il paio, la coppia con quanto abbiamo visto con la Salernitana. Poi, come sempre, è giusto ribadirlo, ad oggi abbiamo affrontato queste due squadre con questo sistema e questi principi, quindi sicuramente saranno da testare anche in altri momenti e con squadre più forti, però devo dire la verità, ho visto tante cose interessanti e anche che fino adesso avevamo visto poco e che possono rivelarsi interessanti per il futuro. Quindi un mi piace a questo video, un commento qui sotto, mettetevi comodi, ho diviso in 5 categorie quello che vado a mostrarvi, iniziamo subito con quella che per molti è la fase un po' più noiosa e quindi ce la togliamo subito, soltanto due slide, cioè la fase di non possesso palla. Come si è comportata la Juve quando attaccava il Genoa? Così. In realtà non ho chissà quante slide da mostrarvi perché veramente il Genoa a zero tiri in porta. Non è stato facile trovare dei momenti in cui la Juventus andasse effettivamente a difendersi nella propria metà campo. Vi porto questa slide, fase di non possesso, tutti ordinati, 4-4-2, con da sottolineare l'impegno di Alvaro Morata che va ad attaccare il portatore di palla avversario anche da dietro per cercare di fargli perdere un tempo di gioco, con il Genoa che prova ad attaccare, la Juventus che si chiude col 4-4-2, come praticamente sempre quando Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. In questa stagione abbiamo visto con l'Atalanta difendere con il 4-5-1 e con l'Inter abbiamo visto difendere 5-3-2, ma molto molto spesso Allegri difende 4-4-2. A inizio anno magari faceva il giochino stringendo Rabiot e facendo salire il terzino di sinistra, invece l'ha ribadito anche ieri sera Allegri con questa disposizione, con Pellegrini, con Bernardeschi sulla fascia sinistra che hanno sviluppato gioco tra l'altro. Siamo più speculari, diciamo che abbiamo la possibilità di sviluppare sia a destra che a sinistra, e infatti lo abbiamo visto. Questa è la fase di non possesso palla. E proprio a proposito di quello che vi ho detto pochi istanti fa, ecco qua una posizione media dei giocatori della Juventus di ieri sera, con Pellegrini che potete vedere essere veramente molto molto alto e con Bernardeschi che stringe verso il centro, ma di questo parleremo dopo perché qua stiamo parlando dello sviluppo e qua stiamo invece ancora discutendo il non possesso. Infatti è giusto sottolineare anche come in questo frangente con la Juventus al 29esimo che si va a difendere su una punizione che arriva esterna alla fascia sinistra del Genoa, quindi destra difensiva della Juventus. La Juventus mette Dybala a fare l'unico uomo in barriera, tiene Kulusevski che marca uomo un paio di giocatori, ma soprattutto pronto alla ripartenza. L'abbiamo visto che Kulusevski viene lasciato come uomo più avanzato per prendere il contropiede, e tutto il resto della Juventus difende con una linea a zona veramente abbondante che cerca di mettere in difficoltà il Genoa. Come potete vedere in questa foto, in questa slide, in questo screenshot, ci sono tutti e 11 i giocatori della Juventus proprio perché la Juventus difende in maniera compatta. Ieri non voleva lasciare niente al Genoa e quindi sì, il Genoa ha delle colpe per non essere mai riuscito a tirare in porta la Juve, ma come abbiamo visto in queste due slide, la Juventus ha anche difeso bene nei pochi momenti in cui c'era la necessità di farlo.
Fase di impostazione, perché la Juventus ieri ha iniziato a dare sempre più continuità all'impostazione dal basso e come l'ha fatto? Esattamente come l'aveva fatto con la Salernitana, con il rombo difensivo. Del rombo difensivo avevo già parlato in qualche video precedente, anche uno dedicato particolarmente, ora ve lo mostro a schermo. Questa è la prima delle tre foto che vi mostro appunto per il rombo difensivo. Il cerchio significa che Locatelli gioca in quella posizione lì. Locatelli era il centrale di sinistra di centrocampo e invece si trova tra i due centrali. Perché succede questo? Come potete vedere, il Genoa ha due attaccanti, quindi la posizione di Locatelli va ad arretrare, si posiziona in mezzo ai due centrali per sviluppare la manovra, perché così si è tre centrali della Juventus contro due attaccanti del Genoa. Per pareggiare significa che deve uscire anche un centrocampista del Genoa, e quando va in pressing Locatelli fa girare il pallone e crea nuovi spazi alla Juventus per cercare di stanare il Genoa. Come potete vedere, il Genoa è tutta nella loro metà campo. Perché succede questo? Perché il Genoa stava difendendo e quindi la Juventus dice giustamente: io tiro giù un giocatore, vado a creare superiorità numerica, tu, che tra l'altro stai perdendo in questo frangente, in questo screen, devi per forza alzare il baricentro della tua squadra, far uscire qualche altro giocatore e quindi creare spazio per una mia eventuale ripartenza, perché la Juventus, lo sappiamo, gioca meglio quando ha degli spazi. Quindi questo accorgimento tattico è proprio per stanare il Genoa, perché sennò poteva continuare a difendersi lì, e noi sappiamo che quando una squadra si difende tutta compatta nella propria metà campo, la Juventus fa fatica. Altro rombo difensivo, questa volta con Bentancur che va a fare quel giochino, e vedete qua la posizione di Dybala che ho cerchiato, perché Dybala va a prendere quella che effettivamente era la posizione di Bentancur, lasciando in alto Kulusevski, Bernardeschi e Morata, che vanno a formare una sorta di tridente. Quindi la Juventus in questo modo è schierata con una specie di 3-4-3. Potete vedere i tre centrali, i quattro centrocampisti qua e i tre attaccanti sono quelli che ho nominato poco fa. Stesso ragionamento, il Genoa era lì, la Juventus stava cercando di prendere spazio semplicemente arretrando un giocatore e creando la superiorità numerica. E come potete vedere è un'opzione che abbiamo utilizzato più e più volte, proprio perché il Genoa difendeva sempre 11 giocatori dietro la linea della palla e quindi bisognava per forza in qualche modo creare degli spazi. E questo era il modo più semplice, e ovviamente quando hai la possibilità di creare questo rombo hai più possibilità di passaggio, perché qua Locatelli può andare da De Ligt, può andare da Chiellini, può andare da Bentancur, può provare il lancio lungo. Quindi quando hai tante opzioni sicuramente è più facile giocare a calcio e quindi sviluppare la manovra. E dato che parlavamo di sviluppare la manovra, ecco qua la fase di sviluppo dell'azione. La prima cosa che vi porto è sullo 0-0, ancora veramente nei primi minuti di gioco, dove Morata si abbassa troppo. Perché accade questo? Ecco, è quello che vi dicevo prima, no? Ragazzi, prima nel video precedente, insomma, quando Morata è costretto a giocare spalla alla porta, se non tre quarti spalla alla porta, perde un tempo di gioco, ed è logico che un giocatore che non è abituato e non ha le caratteristiche per giocare da attaccante spalla alla porta, perdendo un tempo di gioco, vada ad arretrare. Perché sennò la giochi di prima, massimo di seconda, reggi l'urto del difensore che ti viene a tamponare, e invece Morata è costretto ad abbassarsi, perché non è quello il suo modo di giocare, non è quello il tipo di attaccante da ricercare nelle caratteristiche di Alvaro Morata, e quindi l'azione non viene sviluppata in maniera troppo pulita. E invece questo è quello che vi dicevo prima, Berna che stringe tanto al centro, infatti come potete vedere ancora una volta il cerchio perché Bernardeschi doveva essere lì, la freccia perché Bernardeschi ha fatto quel movimento. Ora qua Morata è in fuorigioco e possiamo evidenziare che qua Morata è lasciato molto da solo, perché non viene accompagnato a nessuno, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 difensori del Genoa in area e il solo Alvaro Morata. Quindi questo è un punto importantissimo che tornerà fuori anche successivamente. Ma nello sviluppo dell'azione Bernardeschi stringe per poter lasciare la corsia libera a sinistra a Luca Pellegrini, che in questo momento non c'è, ma molte volte è stato trovato lì, si è fatto trovare pronto. Questa è una slide interessante perché la Juventus ha iniziato ad attaccare con più uomini. In questo frangente possiamo vedere 9 giocatori su 11 nella metà campo degli avversari e lo sviluppo dell'azione sempre sugli esterni, perché la Juventus è sugli esterni al punto forte, quindi lo abbiamo visto prima, parte da dietro con i centrali e uno dei centrocampisti e poi sviluppa sugli esterni, dove può trovare degli spazi, può trovare della velocità e può trovare delle sovrapposizioni. Infatti poi Kulusevski qua chiama il passaggio a quadrado, però la Juventus attacca con tanti uomini, qui non si vedono soltanto Chiellini e Szczęsny che sono dall'altra parte, però 9 su 11 nella metà campo dell'avversario, bene così. E non solo, perché anche i centrocampisti hanno accompagnato l'azione ieri. Adesso in questo frangente Dybala sbaglia il passaggio per Bentancur, poi l'azione viene sviluppata ulteriormente e la conclude chi? Locatelli, che ora qua non lo vediamo, però significa che oltre a Bentancur, che qua sta attaccando insieme agli altri 4 attaccanti,
anche Pellegrini, che poi arriva in sovrapposizione, e Locatelli, che conclude l'azione, sono tutti giocatori che la Juventus porta in attacco. Questa è una cosa buona e giusta, perché tante volte abbiamo visto dei giocatori fare dei contropiedi da soli, Chiesa, Morata, Kulusevski, Dybala, e invece adesso la Juventus attacca con più giocatori. E questo si traduce in più tiri in porta. I 27 tiri della Juventus di ieri sera con i 12 in porta sono per questa cosa qua. La Juventus ha fatto più densità nella metà campo del Genoa, facendo arretrare il Genoa e facendolo subire di più. Qua la Juventus sta vincendo 1-0 e non gliene frega niente, perché 1-0 è poco al 18esimo minuto di gioco. Bisogna chiudere la partita, poi non ci siamo riusciti per imprecisione, però anche qua la Juventus sta attaccando con 7 uomini. Sta vincendo, non le interessa. Tutti e due i terzini, sia Luca Pellegrini, che qua è in possesso palla e sta scambiando con Dybala, sia Cuadrado, che chiama perché sta arrivando sul secondo palo, stanno attaccando, più tutti gli attaccanti, e quindi sono 7 giocatori nell'area di rigore della Juve, che sta vincendo e non le interessa, continuano ad attaccare. Anche qua un'altra slide in cui facciamo vedere che si attacca in 7 uomini, ne ho messe alcune perché succede spesso. Tra l'altro, una cosa che voglio sottolineare, qua il pallone è in volo, non gliela sta dando Luca Pellegrini, ma tra Cuadrado e Pellegrini ci sono stati diversi scambi, non ho trovato una slide che potesse far vedere entrambi perché ne servivano di più, però il gioco, il cambio gioco dei due terzini è una cosa che abbiamo visto tanto, tanto, tanto ieri sera. A maggior ragione la Juventus sviluppa sugli esterni perché lì ha la possibilità di fare più male. Ecco, qua invece siamo messi molto bene in area, ancora una volta in 7, stiamo attaccando in 7, non mi stancherò mai di dirlo. Qua siamo andati vicini al gol perché? Perché abbiamo riempito bene l'area di rigore. Qua nasce da un calcio d'angolo che poi si sviluppa con un recupero palla offensivo della Juventus nella propria tre quarti, nella tre quarti dove va ad attaccare. Bernardeschi va al cross, De Ligt va a impattare di testa, non fa gol perché Sirigu fa la super parata, poi Alvaro Morata non riesce a ribadire in rete, però ancora una volta la Juventus con 7 uomini in attacco e questa volta in area. E quando abbiamo gli uomini in area e tanti in attacco, si traducono in occasioni da gol limpide. Quando invece siamo in 7 ad attaccare, ma in area ce ne sono pochi, si fa sempre sempre più fatica. Però ancora una volta 7 ad attaccare. Qui ragazzi è clamoroso perché è il minuto 53, la Juventus è 1-0 e tante volte magari anche in questa stessa stagione la Juventus si sarebbe accontentata, ma noi abbiamo capito che questa squadra non è una squadra che può accontentarsi di difendere perché ha dei cali di concentrazione incredibili, dei blackout assurdi e ha bisogno di sviluppare il gioco per trovare almeno il 2-0, perché noi non abbiamo nemmeno un giocatore in grado di fare la differenza da sola. Noi, paradossalmente, in questo momento abbiamo la necessità di coprirci bene, sì, e poi di cercare un gioco che coinvolge tutti i giocatori, perché se non coinvolgiamo tutti i giocatori facciamo fatica. È il paradosso della Juventus, il contrario rispetto alle altre Juventus di Massimiliano Allegri, dove una giocata, il giocatore più forte, la concentrazione difensiva. No, noi ora non possiamo permettercelo. Non abbiamo Ibra che ti fa il gol su punizione, non abbiamo Ronaldo che ti fa il cross, il gol sul cross, non abbiamo questi giocatori ad oggi, non abbiamo Tevez che te li scarta tutti, non abbiamo Pogba, Pirlo, Vidal, no, non ce li abbiamo. Oggi abbiamo una squadra di giocatori di un certo livello, nemmeno altissimo, e abbiamo bisogno di sviluppare con tutti. 53esimo minuto di gioco, la Juventus attacca con 8, tutti dentro tranne i due centrali del portiere. Ecco, qua invece voglio sottolineare come il cross sia stato messo a caso, perché è vero che stavano attaccando con tanti uomini, però in area c'era solo Morata, in realtà c'era anche Bernardeschi, ma area per modo di dire, 1, 2, 3, 4, 5 giocatori del Genoa in quella posizione lì, 4 se vogliamo su Morata più uno che marca Bernardeschi. Un cross del genere non ha molto senso, perché è vero come è vero che Alvaro Morata ha sbagliato tanti palloni facili anche a tu per tu col portiere, ma in questi casi qui come può fare gol? Ed è qua che dobbiamo migliorare, perché è vero che abbiamo creato delle occasioni, ma tante occasioni le abbiamo create e non siamo riusciti a svilupparle proprio per motivi simili. Una cosa importantissima è la fase di pressing. E sono contento perché negli ultimi anni abbiamo sempre detto che questa squadra non può pressare in avanti, che aveva bisogno di aspettare gli avversari, e questo è sempre stato anche un punto di Cristiano Ronaldo, che non sempre si è dimostrato disponibile e disposto al pressing, e invece in questa stagione con dei giocatori diversi, diciamo così, diversi da Cristiano Ronaldo, abbiamo la possibilità di eseguire una gran fase di pressing in non possesso. Vi voglio mostrare due casi in particolare. Questo è al quarto minuto, dove Locatelli tra l'altro ha rischiato il cartellino giallo perché l'intervento è abbastanza scomposto, però aggressione nella tre quarti avversaria, pressing offensivo perché la Juventus era lì, perdere palla lì poteva significare ripartenza e quindi concludere l'azione anche con un fallo magari meno aggressivo, e l'ha fatto anche tante volte Bentancur. Ieri sera Bentancur ha recuperato un numero incredibile di palloni, e questo secondo me spiega perché
Locatelli e Bentancur e perché non giochi Arthur. Nella testa di Allegri oggi Arthur è il doppione di Locatelli. Quindi magari col Malmo mercoledì potrebbe riposare Locatelli, che sarebbe anche ora, e giocare Arthur per fare quella fase di palleggio. E al suo fianco Bentancur. Non vuole doppioni. In questo momento Allegri vede Locatelli e Arthur come uno il doppione dell'altro, perché sono i due in grado di impostare. Poi Locatelli imposta anche sul lungo, Arthur molto più sul corto. Sono giocatori diversi, ma penso che questa sia l'unica spiegazione ad oggi del perché non stiano giocando Locatelli e Arthur insieme. E poi perché Bentancur davvero ti recupera un sacco di palloni, così come McKennie, cosa che Arthur non fa. E di fianco a Locatelli penso che Allegri voglia quel giocatore lì. Qua addirittura c'è Dybala in presa in confessione per non farli ripartire. È stata una palla su cui Dybala ha lottato due volte da terra. È importantissimo che Paolo Dybala, o comunque il giocatore che gioca dietro a punta, vada a fare questo tipo di pressing, perché è il primo che deve pressare insieme a Morata. Prima l'abbiamo visto anche prima Morata. E poi intervengono i centrocampisti, perché sia Locatelli che Bentancur sono due centrocampisti che pressano in avanti. A maggior ragione Bentancur, molto più Bentancur. Però il pressing è fatto con tutta la squadra, se no non ha senso. E la Juventus ha pressato molto bene ieri, a differenza di quanto si è detto negli ultimi anni. Quindi per concludere, la Juventus è una squadra che imposta da dietro sì, per creare superiorità numerica, per allargare il gioco sugli esterni e per colpire in ripartenza. Perché sul palleggio c'è ancora tanto, tantissimo da migliorare, e infatti le azioni migliori le sviluppiamo larghi, quando in questo caso il Genoa si alza tanto per venirci a prendere il pallone. Voglio mostrarvi anche la fase di finalizzazione per cercare di studiare il gol della Juventus, perché secondo me è stato molto sottovalutato, ma il gol della Juve è veramente molto molto bello. Qua Kent perde il pallone, arriva Kulusevski, ok, in pressing offensivo dopo la palla persa. Transizione positiva della Juventus, Kulusevski guarda già indietro perché sa che dovrà scaricare questo pallone verso Cuadrado. E infatti è il primo passaggio verso Cuadrado, che sta già guardando dall'altra parte, pronto a cambiare campo. Cambiare campo nel gioco di Allegri è importantissimo. Vedete qua i giocatori del Genoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 giocatori tutti da quella parte lì. Bernardeschi e Alessandro completamente liberi. Un cambio campo ci permette di essere liberi e fa rimbalzare ancora una volta il Genoa. Tra l'altro notare i minuti, i secondi, 81-03, Kulusevski recupera il primo pallone, 81-05, Cuadrado entra in possesso della palla, poi vedremo quando arriverà il gol e con quanti passaggi. Il secondo passaggio appunto è Cuadrado che va a cambiare gioco con Alessandro che arriva a ricevere. Notare Bernardeschi, movimento senza palla importante di Bernardeschi, che sa già dove deve andare. Arriva Locatelli a rimorchio, triangolo, Alessandro, Locatelli, palla che arriva, il terzo passaggio verso Bernardeschi, che col movimento senza palla è andato largo dove doveva essere. Locatelli lo vede, lo serve. Questo è pochi istanti prima del gol della Juve. Bernardeschi riceve, è largo, la palla è andata lì proprio perché Locatelli lo aveva visto. Attenzione a Dybala, che è nel cerchio, è lontanissimo. Allora cosa fa Bernardeschi? Prende palla, punta l'avversario e dà la possibilità e il tempo ai giocatori della Juventus di andare a riempire l'area di rigore, perché in questo momento, come potete vedere, è vuota. Bernardeschi scarica su Dybala, quinto passaggio, Dybala arriva, tira e fa gol con un bel movimento senza palla. Avevamo detto 81-03. Kulusevski recupera palla dalla destra, 81-23 dalla destra. Abbiamo cambiato campo, abbiamo cambiato gioco, abbiamo fatto il movimento senza palla, puntato, fatto il passaggio, tirato in porta e fatto gol in 20 secondi, dalla destra alla sinistra. Aggressione positiva, cambio campo e gestione tecnica del pallone. Queste sono le tre chiavi, secondo me, che ieri sera hanno permesso alla Juventus di fare una bella, buonissima partita. Sì, contro un Genoa di basso livello, ma queste sono cose che la Juventus ha fatto bene. La Juventus ha fatto bene, poi che il Genoa non gliel'abbia impedito un altro discorso, però significa che la Juve certe cose le sa fare e le può fare. Ora, è vero che bisogna provarla contro squadre più forti, ed è anche vero che la Juventus fino adesso contro squadre più forti è stata molto più passiva, ha attaccato sempre con meno uomini, e bisogna capire se Allegri avrà intenzione di riproporre queste prestazioni anche contro avversari di livello. Io in questo momento non lo so, ma so per certo che la Juventus così sfrutta i suoi punti forti, tanto un modo di giocare molto simile a quello del Milan, non mi stancherò mai di ripeterlo, di ridirlo, perché che sì, Tonali, Benasser fanno sempre questo movimento come fanno Locatelli e Bentancur, e sono curioso di sapere che anche se anche con McKennie la Juventus andrà a riproporre questo movimento, però un gioco di posizione, un gioco di scambio, un gioco anche intenso, un gioco di pressing, e bisogna avere anche una buona preparazione atletica per fare questo gioco qua da parte della Juve, che ieri sera ha dominato per 90 minuti, ribadisco, contro un Genoa di un certo tipo. Però finalmente la Juventus inizia a fare le partite e inizia a tirare in porta, a creare occasioni anche con squadre che diversamente in questo campionato ci avevano dato parecchio filo da torcere.
dobbiamo migliorare nelle ultime scelte, negli ultimi metri, perché tante volte abbiamo deciso di crossare quando non c'era la possibilità, abbiamo deciso di attaccare anche se non eravamo in area con tutti gli effettivi, abbiamo deciso di fare magari quel tocco in più o semplicemente di sbagliare davanti al portiere, e questo si traduce in 27 tiri per la Juve e soltanto 2-0, con un Sirigu che sicuramente è stato strepitoso, ma tante volte è stata anche colpa nostra. Però delle belle trame della Juventus, delle belle chiavi dal punto di vista tattico, dal punto di vista della ripartenza, dal punto di vista dello sviluppo dell'azione, perché è sempre stato un po' il punto debole secondo me fino adesso, dato che molte volte abbiamo cercato anche Rabiot sull'esterno per fargli fare il colpo di testa, anche il gol del Chelsea, no? Nasce così, colpo di testa di Rabiot, Bernardeschi che prende la palla sulla tre quarti, punta e la dà a Chiesa. Invece adesso stiamo iniziando a sviluppare dal basso, stiamo iniziando a sviluppare con gli esterni, e quindi questo è un punto, un passo in avanti rispetto a tante gare brutte che abbiamo visto in questa stagione. Mi sento di dire una gara preparata molto bene da Massimiliano Allegri, giocata molto bene dalla Juventus, dobbiamo migliorare in fase di finalizzazione, perché in 20 secondi, l'abbiamo visto nel gol del 2-0, riusciamo a fare delle cose molto interessanti grazie al pressing, anche al minuto 82. Questo era tutto, signori, fatemi sapere se l'analisi tattica è stata di vostro gradimento, come sempre un mi piace, guardatevi anche gli altri video che ho caricato in questi giorni, anche i video sul secondo canale, e niente, buon lunedì sera, divertitevi e basta, direi basta così.